RST Spazio 7, cari amici, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Oggi domenica 10 giugno 2018, questa è un'altra puntata di questa RST Spazio 7, che è edito da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Ricordatevi, iniziamo subito con la rassegna stampa. Vi ricordo comunque che alla fine troverete sempre qualche minuto di intervista della rubrica Pianeta Oggi Report di Pianeta Oggi TV, direttore Massimo Bonella. Migranti Merkel, questa è domenica 3 giugno, Migranti Merkel, l'Italia lasciata sola ad accoglierli dopo il crollo della Libia, la sicurezza delle frontiere, la politica di asilo comune, la lotta alle ragioni dell'esodo dei migranti sono la vera questione esistenziale per l'Europa, appunto l'ha detta la cancelliera in un'intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung. Abbiamo bisogno di misure comparabili nella decisione su chi rimane e chi no. Il tema dei flussi migratori sarà sul tavolo martedì a Lussemburgo, nella riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Lunedì 4 giugno, Di Maio, basta leggi antievasioni contro chi ha sempre pagato tasse. Oggi la vita degli imprenditori è un inferno. Il mio ministro dello sviluppo economico e del lavoro ha incontrato rappresentanti degli imprenditori dell'associazione Drago Bianco, che chiedono riduzione della spesa pubblica, della burocrazia e dell'imposizione fiscale. Poi non ha risposto ai giornalisti, ma ha fatto una diretta a Facebook ribadendo: bisogna invertire l'onere della prova, si onesti fino a quasi fino a prova contrario, non il contrario. Martedì 5 giugno, elezioni Imperia 2018, dalla scorta allo scooter, Scajola riscende in pista, una maionese impazzita, 500 candidati per 42.000 abitanti, uno ogni 84 persone. Se cammini in via Aurelia, Imperia, ogni passo un candidato ti ferma, gente passata da sinistra a destra, da Forza Italia a Claudio Scajola, insomma. Del resto era dura trovare il carro del vincitore. All'inizio piomba la candidatura a Scajola, insomma. Poi il centrodestra di Giovanni Toti lo sfida. Infine l'accordo Lega Movimento 5 Stelle scompiglia tutto. Partiti e bandiere non contano più, unici punti di riferimento sono potere e cemento. Per provare a orientarsi bisogna inseguire uno scalcinato motorino F10. A bordo impegnato in pieghe da Valentino Rossi, un attempato signore. Quando si toglie il casco scopri che è proprio lui, Scajola. Dall'auto con scorta lo scooter sorride. Una volta planava Imperia con il volo Roma Albengo messo apposta per lui, oppure in elicottero con Nicolas Sarkozy. Mercoledì 6 giugno 2018, il governo, la NATO all'Italia, dialogo con Mosca, ma sanzioni sono importanti. L'ambasciatore USA dice che devono essere mantenute. La revisione del sistema delle sanzioni alla Russia, annunciato durante il suo discorso al Senato dal Premier Giuseppe Conte, non piace alla NATO, agli USA e alla Germania. Angela Merkel ha detto l'annessione della Crimea è stata una lampante violazione del diritto internazionale e questo giustifica l'esclusione della Russia dal G8, tra 2 giorni in programma il G7 in Canada. Se poi sapete, poi nella rassegna stampa di ieri, sabato 9 giugno, si è riportata la notizia che, insomma, che Trump vuole far rientrare la Russia nel G8. Comunque, insomma, è tutto un casino. Giovedì 7 giugno, Di Maio alle imprese, ricetta per crescita e lasciarle in pace. Via la spesometro, siete onesti fino a prova contraria. Semplificazione è la parola scelta dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nel suo discorso all'Assemblea di Confcommercio. C'è troppa certificazione da compilare per accedere agli incentivi, anche al codice degli appalti. Dobbiamo togliere qualche cosa perché è diventato così complicato che terrorizza. Sul fronte della lotta all'evasione, fiducia agli imprenditori. Invertiremo l'onere della prova. Ai lavoratori, poi dice, va garantito un salario minimo.
Venerdì 8 giugno, migranti, nave Sea Watch con 232 persone a bordo può attraccare in Italia, primo sbarco autorizzato dell'era Salvini. L'ONG tedesca arriverà sabato mattina nel porto di Reggio Calabria dopo oltre 80 ore di odissea e il rifiuto ricevuto da Malta di dare assistenza a un'altra nave, la Sifux. Il capo del Viminale ha detto che non è possibile che Malta risponda no a qualsiasi richiesta di intervento. E per ultimo, sabato 9 giugno, appunto ieri, c'è stata un'interessante notizia dal mondo del lavoro. Amazon ha sforato le quote di interinali e quindi l'ispettorato del lavoro dice che deve assumere 1.300 persone a tempo indeterminato. Gli interinali potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo, lo hanno stabilito appunto gli ispettori, che hanno detto ai lavoratori somministrati oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato. Nessuna violazione invece sulla questione dei braccialetti elettronici. Molinari della Filcam CGL ha detto notizia importante, subito incontro con l'azienda. E Amazon ha detto siamo corretti, rispettiamo quanto detto dall'ispettorato. Bene, termina qui la nostra RST, la nostra trasmissione settimanale, RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorso. In studio con voi Rosario Moreno, vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Saiuz e Pianeta GTV. E non andate via, perché al termine di questa, dopo la nostra sigla, ci sarà qualcosa di interessante, come qualche intervista fatta dal nostro Massimo Bonella di Pianeta GTV. Buon proseguimento con la programmazione, cari amici. Chi sono loro e chi siamo noi? 19 novembre 2015. Chi sono loro e chi siamo noi? A noi piacciono i magistrati antimafia quando sono vivi, quando vengono messi in condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro, quando vengono incoraggiati, incitati, sostenuti ad andare avanti, quando le massime autorità del paese li indicano ai cittadini come esempio di virtù civica e risorsa alla quale attingere per la costruzione di un'Italia migliore. A noi piacciono i magistrati antimafia quando non vengono percepiti come un fardello fastidioso dal quale tenersi alla larga, o peggio ancora, quando vengono additati come un male oscuro da ostacolare, intralciare, combattere e infangare. A loro, invece, piacciono i magistrati antimafia solo quando sono morti, quando le loro vite sono ridotte a lapidi, con nome, cognome, date di nascita e di morte, ultima stazione della loro disperata via crucis. Perché a loro piace poter dire che il magistrato morì coraggiosamente nell'adempimento del suo dovere. A noi no, è così difficile da capire. Ma chi sono loro? Loro sono quelli che sanno fare solo finta di niente, che sanno girare a meraviglia la testa dall'altra parte, che non sapranno mai dire evangelicamente sì sì, no no, che stanno eternamente alla finestra per fiutare da che parte soffia il vento, che non vogliono ricordare, che non vogliono ricavare lezioni dal passato e dalla storia di quanto accadde, che pretendono di narcotizzare gli interrogativi, la volontà di cambiamento, lo sdegno, la rabbia di quei cittadini che non ci stanno. Sono loro, è di loro che stiamo parlando. Quelli che sono anche riusciti a far finta di niente di fronte alla manifestazione del 14 novembre a Piazza Santi Apostoli a Roma, indetta per esprimere solidarietà a Nino Di Matteo. Quelli che sui loro giornali non hanno scritto una riga con la scusa che l'antimafia è cosa vecchia, è una storiaccia che riguarda la Sicilia, ossessione di pubblici ministeri con la sindrome della star, di colpevolisti senza scrupoli, di avventurieri faziosi che non fanno altro che riscaldare una minestra che agli italiani risulta ormai irrimediabilmente indigesta. Sono sempre loro, quelli specializzati in anniversari e cerimonie, parate di Stato e ceste di fiori in memoria dei caduti, quelli che l'antimafia migliore la vedono ben rappresentata da un'interminabile fila di statue. Quelli che non concepiscono l'idea che l'antimafia non debba essere declinata a futura memoria, perché fin quando la mafia non ricorre all'uso delle armi, non è necessario scaldarsi più del necessario.
vivere senza scosse, in un letargo assistito, incartapecoriti nelle loro certezze senza slanci, confidando nella cupa solidarietà di legioni di indifferenti. Sono sempre loro, quelli per i quali, se proprio la mafia sa da combattere, la si combattesse pure, ma guai a volersi mettere in testa di volerla sconfiggere per sempre. Perché se in Italia, cioè da un secolo e mezzo, non riescono a capacitarsi che a qualcuno sia venuta la bizzarra idea di collocarle in un museo, ora che siamo nel terzo millennio. Sono loro, quelli che simpatizzano con corrotti e collusi, politici, politici pregiudicati, indagati, condannati che siano, affaristi e faccendieri, boss, picciotti, latitanti, colpevoli che magari vengono assolti in un'aula di tribunale al grido di battaglia, così fan tutti. Comodo e rassicurante per quel letargo delle coscienze che semplifica la vita. E chi siamo noi? Noi siamo quelli che considerano indegno per l'Italia dover ancora convivere con la mafia, con le mafie. Noi siamo quelli che non accetteranno mai, come fosse una calamità naturale, che la politica sia diventata un indistinguibile impasto avvelenato di legalità e illegalità, di interessi pubblici e interessi privati, di carriere criminali che prevedono anche parentesi lautamente retribuite nei palazzi del potere. Noi siamo quelli che reputano inaccettabile che magistrati, poliziotti, carabinieri, agenti della finanza non possano sfilare nei cortei antimafia o prendere la parola sui palchi della democrazia se non vogliono incorrere nelle sanzioni disciplinari, nei trasferimenti, nella inevitabile rappresaglia dei loro corpi di appartenenza. Loro sono quelli che affermano che dietro migliaia e migliaia di delitti, di stragi, di attentati non ci furono mai mandanti. Come fosse esistito in Italia un esercito criminale impazzito che non prendeva ordine da nessuno, insanguinando l'Italia per decenni. Quelli che ridacchiano, sornioni, appena sentono parlare del processo sulla trattativa Stato-mafia. Perché per loro la trattativa non ci fu. E si offendono al solo pensiero che qualcuno possa pensare il contrario. Noi siamo molto diversi da loro. Siamo convinti che l'Italia sia popolata da mandanti impuniti, che sino ad oggi l'hanno fatta franca. Noi siamo del parere che non sia mai troppo tardi scoprire e assicurare alla giustizia i mandanti di stragi che loro, una volta per tutte, vorrebbero coprire con il sudario della prescrizione. Noi siamo quelli che non ridacchiano sornioni al solo sentir parlare di trattativa, se è vero che persino gli americani si rivolsero ai capi mafia di allora, prima dello sbarco in Sicilia. Loro, a noi, ci definiscono irriducibili. Credono, così dicendo, di metterci all'angolo. È vero, siamo irriducibili. E meno male che c'è un altro irriducibile che risponde al nome di Salvatore Borsellino, alla guida del suo movimento delle agende rosse. Guai a noi se non fossimo irriducibili. E ci siamo chiesti spesso a cosa saremmo dovuti ridurre, a cosa ci saremmo dovuti ridurre 23 anni dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio se non avessimo più neanche un briciolo di dignità per pretendere ancora la verità su quanto accadde. A cosa ci saremmo dovuti ridurre se avessimo, per non essere gli irriducibili che siamo orgogliosi di essere, se avessimo accettato a capo chino il comportamento di uno Stato che da un lato fa ponti d'oro a un ventennale stragista mafioso di nome Matteo Messina Denaro, mentre dall'altro chiude in una soffocante cappa di vetro quel Nino Di Matteo, altro inguaribile e irriducibile, condannato a morte a reti unificate da un ceffo di nome Salvatore Riina. Sono gli stessi investigatori che danno la caccia a Matteo Messina Denaro a dichiarare che devono fare i conti con le complicità alte che proteggono il superlatitante. Loro fanno finta di non sentire queste dichiarazioni.